Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video post fiera. Andiamo a fiddare un po' gli animali. Fiera, sei veloce. Su questa specie farò molti video. Questa è una specie che riesce a camminare sull'acqua. Ora ne ho altri 9 a cui dare da mangiare. Vediamo un po'. Siamo tutti la stessa grinta di quello precedente. Cosa difficile non è tanto nutrire sti animali, ma prendere questi maledetti grilli. Fiero. Questi sono veramente dei predatori eccezionali. L'unica cosa, a mio avviso, tra virgolette, brutta di questi animali è che vanno nutriti abbastanza spesso. Io che sono abituato a nutrire gli animali ogni 20 giorni, questi che vanno nutriti praticamente settimanalmente, anche qualche volta in più, che se a dire la verità, ora come ora non mi dispiace più, prima magari sì. Vediamo se con l'acqua ci ha appoggiato sopra la zampa, si vede proprio la tensione che si è creata sopra l'acqua, essendo una specie che riesce a cacciare sopra l'acqua. Ci farò un video, magari appena crescono. Vedrò di fare qualcosa di un po' più acquatico rispetto a questi contenitori. Stai calmo che mangiare ce n'è abbastanza per tutti, eh. Vediamo se si riesce a vedere. Se mi annega il ragno. No, dai. Vediamo se riesco a tirarlo sopra. No, devi mettermi a fuoco il sughero però. Ok, come non detto. E niente, se ne sta proprio sotto. Vedete solo le zampe. Un vero peccato. Se riesco a tirarlo allo scoperto. Niente, non ce l'ho fatta. Si è presa la. Preso il grillo ed è rimasto timidamente sotto al tronco. Tronco, pezzettino di sughero. E che forse si fa vedere? No. Niente da fare. Succedere. Forse. Io lo disturbo con l'acqua. Prima o poi sarà anche lui una brutta.
Niente da fare. Questa non ha fame. Sì, vabbè. L'ha preso subito. Devo essere un pelino più paziente. Che bel colore rossiccio che è. Oh, si riesce a mettersi a fuoco un po' decentemente, lo vedete. Non ci credo. Cioè, ha paura del grillo. Non te lo meriti. Dai. Troppo grande. Vediamo se è qualcosa di leggermente più piccolo. Se la sente. Niente, oggi c'ho i migali che sono delle fifone. Vai, te lo lascio dentro. Oh! Meno male che la Nandu non dà delusioni. Finalmente. Ora non deve vedermi. Niente, che schifo. Oh, c'è la gran mostola, ragazzi, la pulche questa. Oh, avete sentito il crunchy tipico delle dughe? E direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, pollicione gigante in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito. Condividete i video, facciamo diventare il canale sempre più numeroso. Tra l'altro, ho visto che abbiamo raggiunto i 1500 membri. E chi se lo sarebbe aspettato? Magari non sono tanti, magari non sono pochi, però per me è comunque un buon traguardo, magari
Visto che alla prossima fiera manca ancora un mese, riesco a tirarvi fuori qualche video un po' più interessante dei soliti feeding. E niente, dai, per questo video è tutto. Ciao a tutti!